Allora, buongiorno da qua, da quel puntino blu. Siamo in questo piccolo ramo del mega fiordo, che poi scriveremo il nome. Abbiamo passato la notte qui, in questo posto. Tranquillissimo. Il meteo è lì così. E adesso si va in direzione alta. Ciao, buongiorno. Ciao. Aia. Ce la puoi fare? Sì, ce la faccio. La Norvegia ci stupisce sempre. Questo è un posto per fare carico scarico dell'acqua, anche nonché parcheggio. Qui c'è anche una zona, una specie di cucina. No, non so se si vede la GoPro, comunque una cucina. Ovviamente usufruire della cucina è a pagamento con il parcheggio, quindi tu pagando il parcheggio usufruisci di quello. Invece il carico dell'acqua è gratuito. Perché è un bene di prima necessità. E qui invece lo scarico del WC e la toilette. E questa è l'area sosta. Noi abbiamo dormito prima e siamo venuti qua, ecco, Osfjord, questo è il luogo. Un bel posto, tra l'altro c'è anche una spiaggetta e lì dietro c'è il paesino, le scuole. Oh, ma siamo in autunno. Cioè, c'è un po' di nebbia, eh? No, che siamo alzati, ci siamo alzati su un passo e ci sono le nubi. Siamo fuori dalla nebbia. Dai, che ti sei fatta i lavori, la nebbia. Bravo Silvestro, hai raggiunto i 50.000 chilometri in 2 anni e mezzo, dai. Ah, stiamo arrivando ad Alta. Qui c'è un mega ponte sul fiordo e ovviamente poi Il il tunnel. Ci sono tre cose da vedere ad Alta, tre. Allora, la prima in assoluto è dove stiamo andando noi adesso, è questa ed è patrimonio dell'UNESCO, è questo museo che è anche un museo a cielo aperto dove ci sono queste incisioni rupestri. Adesso le andremo a visitare. Poi c'è un grande canyon che non so se avremo tempo di andare vedere, che pare essere spettacolare. E poi l'ultima cosa è questa cattedrale super mega moderna che c'è proprio nel centro di Alta, che credo vedremo dal camper. Sì, perché parcheggio del camper è davanti. Nel senso che ci fermeremo un attimo a vedere dall'esterno questa cattedrale. Posso dire una cosa? Cioè, mi hai fatto venire fino ad Alta per vedere l'incisione rupestre quando ce l'abbiamo a 150 metri da casa. In Val Camonica? Vabbè, ma quelli della Val Camonica si possono andare a vedere in qualsiasi momento. Qui ad Alta, e ci vieni. No, anche perché sono 6.000 km da casa. Quindi Giusto lì, giusto dietro casa, insomma. Già un anno le abbiamo perse. 2 anni fa, scendendo da Capo Nord, c'era scritto che erano aperte fino alle 7, mi sembra. Poi c'era il discorso del Covid, quindi uguale 8 addirittura di sera. Noi siamo arrivati alle 5 e mezza, alle 5 ed era già chiuso. Erano molte le mie. Forse stavolta riusciamo a vederle, forse. Tanto è veramente il meteo è migliorato bene bene. Eccolo qua. Guarda, ce la farò? Adesso diranno che visti 9:19, dai. 10:19, sì. Oh. Ovviamente l'immancabile shop. Adesso facciamo il biglietto. Hello. Yes, where are you from? Italy. Italy. Yeah. So that will be 290 km. Yeah. 290. Quindi sono circa 30 euro, 15 euro a testa. Bellissimo. Are you planning on going outside? Yeah. Yes. Yeah.
So here is a map of the outside area. This is the museum. If you go out and to the left, you'll find this trail right here. Okay. And 1.2 kilometers, and here you can find the painted rock carvings. Then you can either go back to the museum, or you can do the whole trail that together is 3 kilometers. Here you can find unpainted natural rock carvings. Mm-hmm. Okay. This area right here is currently closed, so if you do this trail right here, we'll come to a sign, and then you have to turn back. Okay. Okay. Just so you know what you're looking for. As you can see here, the painted rock carvings and the unpainted natural rock carvings. Okay. If you need more information, you will find these black signs in the road, mm-hmm. and then you can read more about it in the leaflet. Okay, perfect. Okay. Inside the museum, we have exhibitions both upstairs, downstairs, mm-hmm. and in the auditorium. And we also have toilets and wardrobes downstairs. Okay. So these are your tickets. Yeah. Just put them on your clothes. Okay. Yeah. Okay. Perfect. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Parte il percorso, poi si può fare sia quello più corto di 1,3 km oppure quello un po' più lungo poi. E tra un po' dovremmo arrivare alle incisioni. Bello anche lo sfondo, comunque tutto sul fiordo così, bellissimo, vero? Posto, è proprio meraviglioso. Siamo a 4A. Qui il libricino aiuta a capire le incisioni, dal vivo è un po' più difficile. Io vedo la renna lì, un'altra là. Sì, poi ci sono quelle che hanno colorato perché si vedano di più. Sì, sono più avanti. Cosa più interessante di questa mega pietra? Ma dai! Ma che stupido! Dai, c'è scritto anche qua! È l'accoppiamento! È l'accoppiamento, vedi? Madonna, guarda qui! Qui invece è la collaborazione durante la caccia della renna. Povere renne, le cacciavano già 6.000 anni fa. Beh, ma loro cioè ne avevano bisogno, mica per mangiarti gli stick di renna come adesso. Mm. No, comunque. Per vestirsi anche. No, dicevo. Oh, c'hai con me. Praticamente raccontano raccontano delle storie, delle scene di vita quotidiana. E sono tutte scene, diciamo, piccole parti di una storia. In questo pannello vediamo figure di cacciatori e prede. Anche questo è bellissimo. Guarda questo, fa la cacca. Ah, poi dice a me che si accoppiavano. Cioè, non so. Ah, vabbè, è chiaro che sta facendo. Ma essere un po' seri, maestra. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me. Sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Una curiosità, abbiamo letto che cioè le rocce come fanno a essere così pulite rispetto allora le hanno levigate, le hanno pulite negli anni man mano che scoprivano nuove incisioni. Infatti sono state scoperte, non so se per caso, comunque negli anni tra gli anni 60 60-70, perché altrimenti la roccia naturale sarebbe così, coperta di muschi, licheni. Bene, la parte pulita dalla parte non pulita. E qui ci sono altre incisioni, ma non riesco a vederle. Sì, infatti hanno pulito fino a dove c'erano delle... Non riesco a vederle. Ah, sì. Qua, dovrebbero, guarda, una è lì. Dovrebbero esserci queste. Questa, dov'è? Una è lì. Ah, ecco, la sì, una lì. Signora, occhio, io non la vedo, non so se la telecamera la vede. Forse da questa inclinazione, sì. Dicevi? Dicevamo che dipende dalla luce come il sole batte sulla roccia. Sì. Dicono che la cosa migliore è vederle al tramonto. Noi adesso sono le 2:30. Diciamo che il sole è basso comunque. Mezza, e quindi non è. Ah, infatti vedi che qua adesso si vedono. Si vedono di più. Un po' di più. Però dicevo, siamo stati fortunati perché cioè, era veramente bruttissimo. Davano pioggia. E davano anche pioggia, sì. Guarda che bello qua. Intanto l'antenato del bassotto. Ma non è l'antenato del guarda. Bassotto. Ma siamo un po' seri. Ma cioè, chi guarda sto coso? Cioè. Ma sì, la facciamo. Mica siamo. Ma guarda là, no, adesso mica siamo i bassotto, documentaristi. Cioè. National Geographic, ecco. Dai, l'antenato bassotto. Ma e sopra. Veloce.
questo pannello, quello? La figura, la caccia ai volatili. Uccelli. Ah, eccolo qua. Fai la ripresa qua. Guarda, vedi che si capisce bene qua. È quello lì che mi... Questo, esatto. La caccia agli uccelli. Allora, intanto si presume... non era una barca, non era un bassotto, ma poteva sì, essere una barca, forse una barca, vabbè. No, in qui... questo pannello, dillo tu. No, viene rappresentata proprio una storia. Durante la navigazione la barca si rompe il fondo e quindi succede un disastro. Infatti vedi che disastro. Lì non è che un pezzo che... manca. Un naufragio? Un naufragio. Un disastro. Cioè, lasciamo perdere, non siamo bravi a fare i documentari. Siamo arrivati alla fine del percorso, in realtà una parte è chiusa perché la stanno restaurando. Questa è la parte dove non sono state, come dire, colorate le incisioni, quindi bisogna proprio aguzzare un po' la vista. Però loro ti danno, come abbiamo visto prima, questo schemino dove uno va a caccia delle figure. Ti danno anche su ogni pietra... a quando risalgono le incisioni, cosa c'è, le figure che ci sono. Ad esempio in questa pietra qua ce ne sono 120 e qua guardatela, lo spettacolo veramente bellissimo, in un posto magnifico. A parte che Alta sorge proprio in un posto meraviglioso, dicevamo prima, dove c'è anche un bellissimo canyon. Per andare in bagno, perché indicava, e siamo rimasti colpiti da questa. Ho detto, ma sembra una nave. In realtà, poi leggendo, spinte era vera. E infatti lì c'è anche, c'è proprio doppia porta. E leggendo, hai scoperto. Leggevo qua che praticamente questo è un rifugio antibomba, non antibomba atomica, ma antibomba convenzionale, che può resistere fino a 100 kPa di pressione, 100 volte l'atmosfera terrestre, se capisco bene. E praticamente dice che il governo norvegese nel 1953 rendeva obbligatorio per tutti i luoghi pubblici superiori a una certa metratura la costruzione di rifugi antibomba. E la legge poi cambiò dopo il 91, alla fine della guerra fredda, eccetera, 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 però nei luoghi pubblici dove c'erano questi rifugi antibomba, il governo dice che, la legge dice che devono essere mantenuti in ordine, attivi. Quindi questo a tutti gli effetti è potenzialmente funzionante. Ma quindi era del museo o di una cosa che c'era qua prima? Questo non si capisce. È del museo. Ah, del museo. Il museo era un luogo pubblico che è stato costruito nel 91. Fu aperto nel 91. Però era ancora in vigore la legge ai tempi. Ah, era ancora in vigore. Sì. Informazioni importanti che non avevo mai sentita. In tutta la Norvegia ci sono talmente tanti bomb shelter ancora, diciamo, utilizzabili, che potrebbero contenere approssimativamente metà della popolazione norvegese. Ah, però, perché loro sono pochi. E qui dentro dove c'erano i bagni, probabilmente hanno fatto i bagni. Probabilmente sì. Giustamente c'erano i bagni. Zona abitativa, qui i bagni. Adesso entriamo nella parte interna del museo di Alta. È una cosa buffa. Bisogna seguire queste orme di orso. Mm-hmm. Potrebbe essere. Il museo è anche interattivo. Ad esempio qua... Enrico sta facendo l'incisione seguendo il percorso che ti danno loro. Qua c'è anche una riproduzione, vedi, con l'aurora. I've ever felt.